delle persone che, trovandosi in una condizione di malato, avevano praticamente perso i loro diritti, li abdicavano, li consegnavano in mano ai medici. E, quando ebbe l'impressione che, sia pure piano piano, si dovesse modificare questo costume? Io dico la verità, che l'ho avuta sempre la sensazione. Cioè, io ho sempre pensato che il malato avesse il diritto di essere curato al meglio e che il medico era al servizio del malato, non il malato al servizio del medico. Anche perché io dico sempre che il malato non è pagato per essere malato, si dà il piccolo particolare che il medico e l'infermiere è pagato. E quindi ha il diritto il malato di essere curato al meglio, ha il diritto di essere trattato bene. E devo dire che ricordo un giorno che a Roma, non col professor Bufano, con l'aiuto del vice direttore, una domenica pomeriggio vidi trattare, lui ce l'aveva un po' questo vice direttore con le donne, noi avevamo reparto solo donne, lui trattò malissimo una signora, una domenica pomeriggio, me lo ricordo ancora, la trattò malissimo, senza motivo, quindi fu veramente villano. Allora io, che ero, sono sempre stato incapace di non dire quello che pensavo, per cui dissi a questo professore, perché lui era già professore, io no, dissi: professore, lei adesso chiede scusa alla signora, perché non era giusto che lei si comportasse così. Lui non solo non chiede scusa, ma trattò male pure me. Per cui la domenica pomeriggio io presi, me ne andai, sbattei la porta e tornai a casa a Roma, con la voglia di lasciare tutto. Mi ricordo che telefonai a Bergamo dicendo: guardate che con ogni probabilità domani mattina io e mia moglie torniamo a Bergamo, perché qui non ce la faccio più. Poi non lo so cosa è successo quella notte, forse mia moglie mi ha convinto e sono rimasto a Roma. Però ecco, non mi sembrava proprio giusto, era inaccettabile per me. Ecco perché forse tutta la gente di quel paese dove facevo il medico condotto mi voleva, perché anche lì io mi ero comportato come ritenevo giusto. E quando a Parma io ho cominciato a imparare a fare il medico, ho imparato a fare il medico dalle infermiere professionali che c'erano a Parma, che erano Croce Rossini, diplomate di una bravura incredibile, che mi aiutavano nelle prime guardie che facevo, che mi aiutavano quando io dovevo fare le prime punture o nel midollo osseo. Ecco, anche allora io devo dire la verità che ho avuto forse la fortuna, perché quella è stata una fortuna imperata, di avere non solo il maestro, il professor Bufano, che era un grande signore, era molto gentile con i malati, ma anche queste infermiere che erano bravissime. Ecco, io dico che ancora mi ricordo i nomi di queste prime infermiere, perché merito loro, anche se poi sono diventato un dottore, perché mi piace molto definirmi più che professore, dottore. Allora, lei ricorda in questo libro che soltanto pochi anni fa, in Belgio, quasi 9-10 donne sono morte per aver preso delle erbe, una terapia alternativa, queste cure, diciamo, non ortodosse, queste cure che sembrano, come dire, palliative, che poi a volte possono anche rivelarsi tremendamente dannose. Ricorda che su importanti riviste scientifiche c'è stato un negare il valore a tante terapie. Per esempio, la più usata è quella che Lancet ha bastonato, è l'omeopatia. Però riconosce, ecco, che nei medici che operano fuori dalla medicina tradizionale c'è un requisito straordinario, che è quello appunto di saper ascoltare i pazienti. E spesso è proprio perché da questi medici alternativi trovano ascolto che le persone ci si rivolgono. Quindi in effetti il problema dell'ascolto ancora oggi è un problema centrale nella sanità. Secondo me sì, e non serve ascoltare per tanto tempo.
Io sentivo quando ero il direttore del centro di Roma, i miei medici mi dicevano: ma noi non abbiamo il tempo, dobbiamo correre. Io dicevo: guardate che il malato non vuole ore, vuole che noi lo ascoltiamo pensando a loro quando parlano. Cioè non puoi fare una, non puoi rispondere al cellulare. Ecco, io quando visito i malati il cellulare lo spengo, anche adesso. Mi ricordo che quando andai, allora cercavo dai politici un appoggio per creare il centro di ematologia di Roma, poi alla fine l'ho creato senza l'appoggio del politico. Quando andavo a parlare con i politici, una delle cose che mi faceva imbestialire di più era: tu dicevi, allora signor ministro, io l'ematologia a Roma abbiamo squillo, e lui rispondeva, diceva dottor, allora io ricordo, allora squillo, e lui rispondeva. Ecco, questo è che non vuole il malato. Io ho trattato malissimo un mio assistente non tanti anni fa, quando la moglie di un malato curato da lui mi fermò. Io ero una domenica pomeriggio, stavo al circolo dove vado d'estate qualche volta. Questa signora mi fermò, in genere mi fermano dei malati per ringraziarmi. Questa invece, questa signora mi disse: io ce l'ho con lei, professore. Questa, che cosa ho fatto? Non ce l'aveva con me, ma ce l'aveva con un mio assistente. Il marito era uno dei primi pazienti con mieloma a cui noi avevamo fatto un trapianto di midollo autologo, cioè con le cellule staminali del malato stesso. Era andato male, ma la signora non ce l'aveva con me per quello. Ce l'aveva con me perché il medico, quando doveva spiegare al malato che cosa avremmo cercato di fare per farlo star meglio, per portarlo a uno stato di remissione della malattia, rispose al telefono, interruppe il discorso che faceva al malato e, parlando al cellulare, la signora e il marito si erano accorti che lui parlava con la persona che doveva aggiustare il motore della sua barca. Quando me lo disse la signora, io mi scusai, ma presi questo medico lavora ancora lì. Lui si scusò e credo che non abbia mai più tenuto acceso il cellulare. Ecco perché bisogna sapere ascoltare, perché tu devi spiegare quello che il malato ti chiede.